Ragazzi, cosa ci faccio davanti a un boschetto qua a Eichmann? Sto seguendo e guardando una cosa molto molto importante. Luca, sali sul piedistallo con me, perché questo boschetto verde, queste foglie giganti tropicali, nascondono una delle moto che state aspettando tantissimi, da tantissimi anni. Ecco, Luca sta entrando nel boschetto con la telecamera, perché qua sotto, vedete quella T che c'è grigia lì in alto? È la T di Touareg. E vi dico anche la cilindrata, Touareg 660, perché il gruppo Piaggio Aprilia in particolare non ha sviluppato la nuova piattaforma del motore bicilindrico 660 da 100 cavalli soltanto per la RS e per la Tuono. No, no signori, arriverà prestissimo anche su una maxi enduro stradale. Qui la vediamo nascosta dal fogliame, ma si possono già intravedere cose molto molto importanti, come i cerchi a raggi di tipo tubeless con il 21 anteriore e il 18 posteriore, un massiccio forcellone in alluminio, trasmissione ovviamente finale a catena, e il telaio, guarda un po' Luca cosa c'è qua sopra, c'è un telaio a traliccio in acciaio, in questo caso è verniciato di rosso, però vi diciamo subito che è un prototipo, quindi anche le colorazioni dei cerchi del telaio sono provvisorie. Quindi Touareg 660 in arrivo, motore bicilindrico fronte marcia parallelo da ben 100 cavalli, un nome mitico, quello Aprilia Touareg, e un design che ci aspettiamo coi fiocchi, solo come annuale sanno fare. Commentate qua sotto quando la volete, come la vorreste anche nella definizione estetica, perché la meccanica è pronta, il telaio c'è, il motore c'è, la ciclistica è definita, forcella a steli rovesciati, ci manca proprio di sapere come saranno le fattezze del cupolino, della sella, insomma la linea di questa Touareg 660. Aspettiamo i vostri commenti qua sotto, ciao a tutti dallo stand Aprilia con una novità che dovete venire a vedere, anche se coperta dalle foglie. Ciao!